chiediamo rispetto, chiediamo che il regolamento comunale sia reciproco, che le norme previste che devono essere rispettate dai taxi, al tempo stesso delle norme che devono essere rispettate dall'amministrazione comunale, rispetto ai noleggi, rispetto alla tariffa. Noi abbiamo una tariffa che lo scatto iniziale dei taxi è fermo dal 2013, nel 2013 avevamo lo stesso scatto iniziale di adesso. Se noi ci mettiamo fuori di un supermercato la mattina, fuori del supermercato la mattina con una tazza di olio d'oliva al prezzo del 2013, abbiamo una fila che fa tre volte il giro del raccordo. Questa è la situazione nella quale ci troviamo a lavorare. Ci troviamo a lavorare con una città invasa da noleggi che fanno ormai servizio di piazza, levando lavoro a noi, lo fanno nei momenti in cui sono romani, direttamente magari con le multinazionali e sulla piazza, quando invece sono paesani, come diciamo noi, questi vengono dai comuni più disparati d'Italia, creando tra l'altro anche un disservizio a quei comuni che avrebbero pianificato un rilascio per garantire la mobilità in quelle aree. Quindi noi chiediamo rispetto, chiediamo che gli articoli del regolamento comunale non valgano solo per i taxi, devono valere anche per il comune stesso.